specialità alimentari. Asta record a Roma per un super tartufo. Senio Bonini in servizio. Accarezzato, toccato, annusato, ma soprattutto strapagato. Sua maestà il tartufo bianco si conferma gioiello da esportazione anche in tempo di crisi. Roma, seconda asta internazionale del tartufo italiano. Fioccano le offerte per il piatto forte della serata, un esemplare da 900 grammi, scovato in Molise. Rialzi via satellite da Mosca, Macao e Londra. Alla fine il tuber Magnatum Pico, più sostanzioso dell'anno, battuto insieme a un pezzo minore da 350 grammi, va al magnate dei casinò di Macao, Stanley Ho, per $250.000. Una cifra astronomica, ma non il record dei record. Quello fu fissato nel 2007 a Firenze, sempre da Ho. $330.000 per un tubero da 1,5 kg. Oggi all'asta organizzata da Gisello Berti sono stati piazzati 16 tartufi per un ricavato di oltre $400.000, totalmente devoluti in beneficenza. Mentre lui, il protagonista dell'evento, è già in volo per Macao per il debutto in società alla corte di Mr. Ho, nei suoi sfavillanti casinò, dove sarà l'ospite d'eccezione. Natale, momento di riflessione.